lunga storia di facoltosi dilettanti appassionati di arrampicata. Per esempio, il defunto presidente della Disney Frank Wells e poi medici, avvocati, finanzieri. A metà degli anni 90, la quarantenne Sandy Pittman, annoiata dalla vita come moglie mondana del creatore di MTV Bob Pittman, aveva trasformato l'entusiasmo per l'alpinismo e l'avventura in una mania. Questa ossessione le era costata centinaia di migliaia di dollari e forse anche il suo matrimonio. Gli esseri umani non sono stati progettati per sopravvivere a 8.000 metri. Coloro che stanno troppo in alto, troppo a lungo, alla fine saranno sopraffatti dall'altitudine. Questo è il motivo per cui gli scalatori si riferiscono a tutte le vette sopra i 26.000 piedi come la zona della morte. Quando Sandy Hill Pittman raggiunse la vetta del Monte Everest verso le 2:30 del pomeriggio del 10 maggio del 96, non ha perso tempo a festeggiare. La reputazione di Pittman dai suoi precedenti due tentativi sull'Everest era già ben consolidata. Si parla ancora della prima volta che arrivò, nel 93. Era tornata sull'Everest l'anno successivo, in una spedizione sponsorizzata per 200.000 dollari e videoregistrata per la NBC. Questa volta Pittman aveva tentato di scalare la parete Kang Shun, tecnicamente la salita più difficile dell'Everest. Ha speso migliaia di dollari per assumere quattro dei migliori scalatori al mondo, ma alla fine sono stati respinti a causa del maltempo. Pittman era così frustrata che si strappò dal collo una croce d'oro con pietre preziose e la scagliò, con grande orrore degli Sherpa, che videro scomparire quella che per loro era una piccola fortuna. L'Everest è stata l'ultima vetta nel grande piano di Pittman per diventare la terza donna nella storia a scalare le Seven Summits, le montagne più alte di ogni continente. L'esperienza avrebbe fornito un finale al suo libro in corso e l'avrebbe avvicinata di un passo alla realizzazione del suo sogno, quello di diventare una sportiva famosa. Il team di Pittman fu organizzato da Scott Fischer, una guida professionista di 40 anni, con sede a Seattle, che aveva cofondato la società di trekking Mountain Madness. Con tre guide e sette Sherpa, Fischer avrebbe guidato 8 clienti lungo la rotta sud-est. Prima di tentare la vetta, la squadra di Fischer ha trascorso un mese al campo base. Pittman, descritta da Mountain Madness come una scalatrice competente, era infatti molto più esperta di altri clienti di altre spedizioni. Fin dall'inizio era stata una presenza rumorosa sulla montagna. La maggior parte degli scalatori al campo base aveva letto abbastanza per sapere che era l'affascinante moglie di un multimilionario, ma tendeva a pubblicizzare la sua ricchezza e non nascondeva il fatto di essere amica di persone potenti. Il 10 maggio, l'anniversario del record precedente, quando 37 alpinisti avevano raggiunto la vetta dell'Everest, è stato scelto come giorno della salita. La notte prima della salita si radunarono circa due dozzine di alpinisti in tre gruppi: la squadra di Fischer, il gruppo neozelandese e un gruppo taiwanese. Era una notte limpida, la luna era enorme. Il pomeriggio successivo, quando Sandy Pittman si è trascinata sul punto di osservazione più alto del mondo, ha scambiato esultante il 5 con gli scalatori che già affollavano la vetta. Ma raggiungere la vetta è solo metà del viaggio e la maggior parte degli incidenti si verificano durante la discesa. Pittman era già molto stanca. Osservatori di un'altra squadra affermano che durante la salita è stata trainata da uno Sherpa ed è stata l'ultima cliente del suo gruppo a raggiungere la cima, con Fischer al seguito come guida posteriore. È stata una fortuna che sia scesa velocemente, perché le successive quattro persone, esclusi gli Sherpa, non più di 15 minuti dietro di lei, hanno avuto seri problemi. Maka Lugau, uno scalatore taiwanese, è stato scoperto mezzo congelato il giorno seguente ed è stato liberato dalla zona della morte in uno dei più alti soccorsi in elicottero di sempre. Fischer e Rob Hall, quest'ultimo il capo spedizione neozelandese, che si è fermato per aiutare il suo cliente Doug Hansen, non sono stati così fortunati. Pittman ha continuato ad affaticarsi molto durante la discesa. Charlotte Fox, un'esperta scalatrice, le aveva appena somministrato un'iniezione di desametasone, aprendo un angolo posteriore della tuta di Pittman e infilandole l'ago nelle natiche attraverso gli altri vestiti. Si tratta di un antinfiammatorio con effetti collaterali simili alle anfetamine. Il farmaco viene solitamente somministrato solo come ultima risorsa, ma Pittman era completamente esausta.
Quando la tempesta ha colpito a pieno regime, un folto gruppo di alpinisti era sceso dalle corde fisse. Wade Lehman, Pittman, Fox, Madsen, Gammelgaard e Cleve Schening facevano tutti parte della squadra di Fisher. Non c'era modo di dire quale direzione portasse su o giù. Mezzo cieco e battuto dal vento, il gruppo si era sparpagliato in diverse direzioni sulla sella tra il Lhotse e l'Everest. Era come nuotare un bicchiere di latte, un bicchiere molto turbolento, per altre 8 o 10 ore. Ora erano tutti senza ossigeno, con il vento gelido che abbassava le temperature anche a meno 100 gradi sotto lo zero, e gli scalatori tremavano in modo incontrollabile per l'ipotermia. Verso mezzanotte, la tempesta si placò, le stelle riapparvero e gli scalatori decisero di fare una folle corsa per mettersi in salvo. Ma Pittman e Fox erano troppo deboli per camminare. Era 1:30 del mattino quando Biederman disse ad Anatoly Bukrev, una corpulenta guida russa, che gli altri erano in grave pericolo. Bukrev, 38 anni, uno scalatore di livello mondiale cresciuto negli Urali, è partito dalla tenda immediatamente, ma la tempesta si era già ripresa e non c'era visibilità. Nel frattempo, Fox e Sandy Pittman si erano completamente arrese. Alle 3 del mattino erano fuori da 30 ore. Tim Madsen, che era con loro, aveva un atteggiamento migliore. Disse a loro di muovere sempre le gambe. Dopo aver cercato per 30 minuti, Bukrev ha visto una luce. Sentì Madsen urlare. Velocemente diede ossigeno a Pittman. Lasciò Madsen con lei e portò Fox al campo 4, coprendo 400 metri in 40 minuti. Esausto, ha cercato di trovare altri scalatori per farsi aiutare, ma nessuno ne era in grado. Così Bukrev tornò da solo nella tempesta. Quando raggiunse Madsen, gli diede ossigeno e gli disse che doveva alzarsi e camminare. Pittman provò a fare lo stesso, ma non poté dire molto se non sono stanca o non posso. Quindi Anatoly Bukrev trascinò Sandy Pittman fino al campo 4. Quella mattina Bukrev iniziò a cercare Fisher, il suo caro amico. Lo trovò congelato nella neve, con la maschera d'ossigeno ancora addosso. Nessuno saprà mai esattamente cosa è successo. Se è stato sopraffatto dall'altitudine o semplicemente strizzato da settimane di guida dei clienti su e giù per la montagna. I sopravvissuti avevano trascorso alcune ore esauste nelle tende del Colle Sud, a 8000 metri. Tutti erano agitati ed estremamente letargici all'alta quota, però. Dovevano scendere in basso il prima possibile. Hanno finalmente raggiunto il campo base lunedì 13 maggio. Lì hanno ascoltato la tragica storia della chiamata satellitare di addio di Rob Hall alla moglie incinta in Nuova Zelanda prima che aspettasse di morire in un crepaccio vicino alla vetta. Anche tre alpinisti indiani sul lato nord della montagna erano morti. Il bilancio delle vittime era salito a 8. Il giorno seguente ci fu un servizio commemorativo per Fisher ed il gruppo parlò del loro dolore e del loro senso di colpa. La gente era combattuta per le morti. In precedenza avevano fatto un patto che nessuno avrebbe parlato con la stampa fino a quando non fossero tutti scesi dalla montagna. Ma la mattina dopo, quando la squadra scese a Perice, sotto il campo base, era ovvio che Pittman aveva fretta di separarsi. Per prima cosa, venerdì, noleggiò un elicottero per Kathmandu per $2,500, offrendo un passaggio a Madsen e al medico della squadra. Ma per la stessa somma avrebbe potuto noleggiare un grande elicottero russo e portare giù tutti quanti. A Kathmandu, Sandy Pittman si è diretta subito all'hotel, dove ha ricevuto chiamate dalla stampa mondiale. Mentre prendeva il sole in piscina, Sandy era facilmente identificabile dai giornalisti per i suoi polpastrelli fasciati e il catalogo Hermes sul tavolo accanto a lei. Lunedì 20 maggio del 96, la squadra di Fisher si è riunita nel giardino dell'hotel per una foto di gruppo. Pittman, che inizialmente si era rifiutata di posare per i media, è arrivata completamente truccata. Gli altri scalatori, per la maggior parte vestiti in modo casual, sembravano sbalorditi. Dopo il servizio fotografico, Sandy Pittman ha organizzato un cocktail party in onore di Fisher. Per tutta la serata c'è stata una tensione quasi palpabile tra Pittman e alcuni dei suoi compagni di scalata. C'era chi pensava che cercasse di mantenere le distanze da Biederman e Bukrev, gli uomini che avevano rischiato il proprio collo per salvarla. Il giornalista John Krakauer non ha dubbi sul fatto che Scott Fisher sia morto perché esausto per aver guidato alpinisti dilettanti. Rob Hall è chiaramente morto nell'atto di salvare il suo cliente dilettante. Ma Pittman sosteneva che quella notte non c'erano eroi,
che le guide stavano facendo solo il loro lavoro, quello per cui erano pagate. Il 22 maggio Sandy Pittman partì per New York. Un collega scalatore suggerisce che, anche al momento della sua partenza, Pittman era ancora scossa dallo shock e che era stata veramente umiliata dalla ferocia della montagna. Alcuni compagni di arrampicata avevano commentato ironicamente: "Principessa Sandy, molto ricca e molto viziata". È anche vero che Sandy Pittman ispirava molta gelosia a New York. Di bell'aspetto, scalava montagne e pilotava il suo elicottero. Chi poteva intervenire a una cena riguardo lo scalare il K2 come faceva lei? Nessuno può dire che Sandy Pittman non abbia lavorato sodo o non si sia impegnata seriamente per costruire la sua abilità di scalatrice sportiva. Ma chiunque sia la persona in questione, ricca o povera, forte o imbranata, è sempre l'Everest che decide come andrà a finire.